GF VIP, Oriana Marzoli rivela, mi pentito dell'avvicinamento con Antonino Spinalbese. Oriana Marzoli on fire sul GF VIP. Arrivata al secondo posto in finale, l'ex geffina venezuelana ha ammesso a casa chi di essere ancora provata psicologicamente. Non poteva mancare l'aggiornamento su Daniele Dal Moro, abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata con il lavoro e sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality. Ci troviamo bene. Daniele Dal Moro, sei un cogne. La sua risposta spiazzante a un commento sui social. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, la replica della coppia è epica. Ora che il rapporto con Daniele Dal Moro si sta rafforzando, Oriana dice di essersi pentita del rapporto con Antonino Spinalbese nella casa di Cinecittà. Io pensavo che Antonino fosse in un modo, in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera, invece ha ammesso Oriana. E sulla vittoria. Marzoli sottolinea di non essere rimasta male per il mancato trionfo. Sentiva che Nikita Pelizzon avrebbe potuto conquistare la vittoria, ma per lei c'era solo Daniele, non me l'aspettavo. Stavo per svenire, è stata la gioia più bella di quel giorno. Oriana parla anche della vincitrice, ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po' rifiutata, posso dirti la verità? Appena le ho detto auguri neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati, non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena uno vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. Ma sulle dichiarazioni di Nikita sui social, in cui continua a parlare di quanto accaduto nella casa, Oriana sbotta, mamma mia tesoro, è finito il reality. Volta pagina. Che pesante, io non ho il tempo.